Il testo autobiografico di questa canzone è stato scritto da Giorgio Strehler nel 1942 e musicato da Fiorenzo Carcio per ricordare la lotta partigiana. Il regista ha vissuto un'esperienza di prigionia nel 1944, catturato dai nazifascisti e incarcerato per 7 giorni. Il ricordo di quei momenti ha ispirato la storia di un partigiano arrestato ed internato nel carcere di San Vittore, che decide ad ogni costo di non tradire i suoi compagni. Maledetta. La versione originale di questa canzone viene raccolta da Cesare Bermani a Novara da un testimone, Oreste Ronfani, che affermò di averla ascoltata dai fanti che conquistarono Gorizia il 10 agosto 1916.
Durante quella battaglia persero la vita 90.000 soldati, italiani e austriaci. Questa canzone ci ricorda però un'altra battaglia. Dall'8 al 12 settembre 1943, fanti, alpini, guardie di frontiera, carabinieri e i partigiani della Brigata Proletaria, assieme alle formazioni partigiane slovene, si oppongono con le armi all'invasione tedesca per impedire di occupare Gorizia. Da sempre è una canzone anarchica e antimilitarista. Giuseppe Valota. Buongiorno a tutti, sono Valota Giuseppe Peppino per gli amici, sono figlio del deportato Guido, morto vicino a Mauthausen a seguito degli scioperi del marzo 44, quindi come vedete siamo in tema. Poi parlerò un attimo del libro che ho fatto, da cui poi sono state prese, è stata presa questa rappresentazione teatrale che vedrete subito dopo. Nel filmato si parla molto bello, secondo me, molto essenziale, molto senza fronzoli. Adesso non so se tutte e due le persone appaiono nel filmato, ma si parla di Tadini e Rigoldi. Tadini. Ecco, Rigoldi allora forse in un'altra presentazione, va bene, l'ho sentito che Rigoldi da quanto a me. Allora Tadini io l'ho conosciuto, ho raccolto una notevole testimonianza a casa sua non molti giorni prima che ci lasciasse, e mi ricorderò sempre che voleva parlare ad ogni costo, ma si vedeva che non stava molto bene, e quello che mi ricordo era la moglie continuava a dirmi: adesso basta Tadini, adesso basta. E lui invece diceva alla moglie: vai di là, va di là. Aveva la necessità proprio di parlare, e una delle più significative testimonianze che mi ha lasciato. Tadini ha rischiato di finire nei lager, non ci è arrivato perché è scappato.
e poi ha continuato, naturalmente non poteva più fare la vita qui ed è finito giù nell'Odigiano a fare il partigiano. Rigoldi è un'altra figura che in qualche modo appare nelle deportazioni, anche se poi è stato fucilato alla fine dell'anno al cimitero giù in fondo alla Camerlata a Como. Ma Rigoldi anche lui, Francesco, è stato deportato nel luglio del 44, ma anche lui scappa dai vagoni, ritorna qui a Milano e poi... Ecco, queste figure qui sono eccezionali, ma non so se nel filmato dice uno, eccetera, io continuo a dire che queste persone qui, come tutte le altre, insomma... lo dicevo anche stamattina a Sesto, così mi viene in mente un periodo, questo che mi viene in mente sempre di parlare di eroi che poi non sono eroi, perché sono persone normali la stragrande maggioranza, che hanno vissuto periodi eccezionali, quello sì, e sono stati dalla parte giusta della storia. Ecco, questo mi piace ricordare. Poi nel filmato ho apprezzato un'altra, la scena della casa, la miseria. Io ci ho fatto caso molto a cosa hanno mangiato, hanno mangiato quasi niente. Non hanno mangiato quasi nulla. E io per l'età che ho l'ho provato un po', da ragazzo, la miseria. E non c'è come un ragazzo che ha una fame terribile, quindi vi assicuro che anche dopo la guerra, per qualche anno, durata... Ma la miseria anche di come sono vestiti, dignitosamente, ma niente di più. No, questo lo dico perché anche l'arresto di mio padre, che è stato fatto dai fascisti, dagli italiani, questo bisogna sempre ricordarlo. Tutti quelli che hanno scoperto, ma non solo, e sono centinaia di migliaia di persone, non sono stati arrestati dai tedeschi, ma dagli italiani, dai fascisti. E in casa mia è entrato un questore di Bergamo, di Milano, di Sesto San Giovanni, scusa. Prima domanda, cosa ci fa il questore ad arrestare degli operai che hanno scioperato? Quindi questo è già lo Stato totalitario fascista. Tutte le strutture dello Stato vengono impegnate per arrestare gli operai che hanno scioperato. E questo signore qui era vestito con... Ci sono dei particolari che rimangono. Era vestito con un bellissimo cappotto di cammello, cioè, dei guanti molto belli, fuoriusciva un orologio d'oro e aveva un bellissimo cappello, come diciamo nel filmato, un terun. Sì, va bene, anche lui è un terun. Va bene, no, ma questa roba qui mi ha sempre colpito, perché anche a casa nostra c'era la miseria, c'era mia mamma e due figli, io piccolo. E allora di questa roba qui, adesso arriviamo a quello che è la rappresentazione, se no salti la trepila. Ho raccolto nel giro di quasi 20 anni, circa 90, ne ho raccolti di più, ma facenti parte dell'area industriale di Sesto, quindi centro di guardia con i suoi deportati della Breda, eccetera. Ho raccolto 90 testimonianze di familiari dei deportati. Ecco, io mi immagino la donna lì, ecco, immaginiamo che il marito fosse stato deportato, poi non è così, ma ecco, la scena però si è ripetuta molto spesso così. E quindi ho ritenuto di fare questa ricerca, perché parlare con i deportati è importantissimo, io ho parlato con Tadini, ma con molti altri. Però ho sempre pensato, ma quelli che sono rimasti a casa, come è stata la loro vita dopo l'arresto traumatico di tutta la famiglia? L'età media dei deportati dell'area industriale di Sesto, che ho trovato con 570 nomi, di cui 233 ci hanno lasciato la vita, l'età media è di 33 anni. Quindi persone sposate, chi era sposato, con figli piccoli. Io infatti non ho mai conosciuto mio padre, avevo 5 anni. E quindi il problema delle donne a casa, che la maggioranza non lavorava. Vedersi portare via il marito in questo modo traumatico e non sapere più cosa fare. La prima cosa che si fa quando ti portano via un
una persona così, senza nessun capo d'accusa, senza, non ci sono avvocati, non c'è niente. Ti portano via dicendo delle menzogne, non si preoccupi, signora, domani mattina suo marito sarà a casa, non era vero niente, ovviamente. E poi la ricerca di queste persone. Cioè, oggi i tempi sono tutti diversi, ma allora, non so, io parlo per quelli di Sesto, ma parliamo di Cinisello, ma forse anche di qui, non lo so. Oggi conosciamo tutto, con il cellulare sappiamo tutto, eccetera, insomma. Ma allora ste donne che non sanno dove andare a cercare queste persone. E quindi il dramma di queste persone che a un certo punto si trovano davanti a una realtà terribile e vanno alla ricerca dei loro cari non sapendo neanche dove andare a sbattere, insomma. E poi alla fine, bene, il caso di questo grosso trasporto di Bergamo, ma ce ne sono stati altri, anche dal binario 21, famoso binario 21, ma da Bergamo, poi da altre zone, insomma. E poi non si sa più nulla. Noi diciamo sempre ingoiati nel nulla, che poi abbiamo visto cos'è il nulla, poi dopo però. E quindi la ricerca del marito, qualcuno ha avuto la fortuna o la sfortuna di vederli caricati sui vagoni piombati, e vi assicuro che le testimonianze che ho avuto sono terribili, no? E per quello che fanno anche di sfortuna. E poi non si sa più nulla, fino alla fine della guerra. E questa è una cosa che nel libro salta fuori. Dopo il 25 aprile la gente balla per le strade, le luci finalmente sono accese dopo le 10 di sera, perché non c'è più il coprifuoco. La gente è contenta, ma quelli che sono finiti in lager sono ancora là. E allora c'è un binomio, c'è gente allegra e gente che va alla ricerca del proprio marito, del proprio papà, del proprio fratello, e va alle stazioni ferroviarie con delle foto. Ha visto, naturalmente, anche chi tornava, come potete immaginarsi, vedere la figura di un signore che pesava 60 o 70 kg e se tornava era 35 kg, come si faceva a riconoscere le persone, che cambiavano le fattezze proprio. E poi l'attesa che non, finché tu non vedi la persona morta, tu speri sempre. Ecco, il libro tratta un po' questi argomenti, cioè ho voluto approfondire molto la storia dei familiari dei deportati, perché è un po' l'altra faccia della medaglia della deportazione, il completamento di quello che è stato. E concludo dicendo che da questo libro fuoriesce la figura della donna un po' per evidenti motivi, la maggioranza delle persone, non tutte, ma la maggioranza delle persone sono tutti maschi, quindi lasciano a casa le donne, le sorelle, le mogli, i figli. E queste donne che prendono pian piano coscienza di cosa è avvenuto, non l'hanno capito subito tanti, perché non erano preparate, vivevano dalla loro famiglia, dalla loro quotidianità, si direbbe, quotidianità abbastanza terribile a visti i tempi, però si tirava avanti in qualche modo. E quindi l'acquisizione della coscienza di ciò che era avvenuto. Se poi a questo aggiungiamo che si presentano delle persone nelle famiglie in cui c'è stata la persona deportata, o anche partigiani, mica solo deportati, in cui naturalmente gli si dice di lasciare aperta la porta esterna, eccetera, naturalmente queste non si presentano, sono persone che non possono dire i loro nomi, e quindi al mattino uno apre la porta e trova del sale, riso, pasta. Ecco, voi pensate che queste persone qui hanno rischiato la loro vita per andare ad aiutare queste persone. L'hanno chiamato un po' il soccorso rosso, è comunque il soccorso. E questo manda un segnale all'oggi. Noi non raccontiamo la storia, noi raccontiamo la storia di allora. Ma se non manda dei segnali all'oggi diventa una lezione di storia e basta. Grazie. E ragazzi.
della Scuola Media Leonardo da Vinci di Monza. L'Istituto Don Milani di Monza, Scuola Media Leonardo da Vinci, la scuola di questi ragazzi che vedete alle mie spalle. La collaborazione con il Teatro della Cooperativa è stata un'ottima occasione, la disponibilità di Renato Sarti anche per poter studiare la storia attraverso le storie delle persone che raccontava prima Peppino. Loro studiano la storia sul libro, ma incontrare anche Peppino Valotta a scuola è stato veramente importante, perché è un testimone indiretto anche lui. E dal suo libro sono state scelte, i ragazzi, tutta la classe ha letto il libro di Peppino Valotta, hanno scelto le storie che secondo loro erano le più significative e con l'aiuto di un regista, un attore e altre persone che sono venute a scuola con noi si è riuscita a mettere in scena quello che sentirete tra poco. La formazione è ridotta perché il lavoro è stato fatto in realtà con tutta la classe, poi abbiamo deciso le parti che si è deciso fossero di donne, per cui sono tutte ragazze che recitano, però abbiamo anche i registi, sono pochi oggi perché gli impegni familiari li hanno portati da altre parti, però è importante anche per loro mettersi in gioco, è importante conoscere le storie, conoscere la storia, mettersi in gioco e provare anche a rapportarsi con delle persone in un teatro vero. Non è la prima volta che si esibiscono, l'hanno già fatto 2 o 3 volte ormai, saremo anche il 25 aprile alla Casa della Memoria, se non sbaglio intorno alle 6, io volevo ringraziare pubblicamente Peppino perché penso che il suo libro è veramente qualcosa di straordinario per il lavoro che ha fatto. In questi giorni qui purtroppo abbiamo perso un'altra persona di Sesto, Vignati, che è stata una memoria storica di quel luogo. Io l'ho conosciuto pochissimo, purtroppo ho compreso l'importanza di questo archivio, spero non dire una banalità, un archivio vivente di tutta la memoria di Sesto, e senza il lavoro di Peppino probabilmente noi non sapremo neanche i nomi, neanche le date, neanche cosa è successo. Quindi io lo ringrazio, ma penso che il miglior ringraziamento venga dai ragazzi che adesso vi leggeranno alcuni brani che loro, con loro abbiamo scelto e abbiamo deciso di portarlo alle altre persone, alla comunità. Siete pronte? Bene, allora noi ci dileguiamo. E dove deve essere a luna di notte? A ballare? Venga con noi e se ha dei soldi li prenda. Soldi? Magari. Loro per tranquillizzarci hanno detto: ma stia tranquilla signora, va in Germania a lavorare. Mio papà ha dato un bacio a tutte le bambine. Io avevo 7 anni. Poi ha baciato la mamma e le fa: tu stai qui con le bambine. Non ti muovere, mi raccomando. Ma la mamma, figurarsi, ci ha piantato in asso e l'ho seguito disperatamente finché un carabiniere l'ha invitata a tornare dalle bambine che, di fatto, piangevamo tanto. Ma visto che lei non ne voleva sapere di tornare indietro e chiedeva dove lo portavano, i carabinieri hanno messo mio papà sulla canna della bicicletta e l'hanno portato in via, in bici, così. Vedete, facciamo un applauso complessivo finale. Grazie. Una volta mio padre era al circolo cooperativo proletario, l'oste nuovo, l'oste nuovo, e giocava a carte, quando entrano 2 fascisti, alti, ben piantati, con il santo manganello. Chiedono di Casiraghi, che stava giocando a carte con mio papà, e giù legnata questo qua. Mio papà, che era presidente del circolo socialista, vista la mala parata, schizza via.
Prendo una randellata, ma scappa fuori. Uno di questi fascisti, prendendomi per le braccia, mi solleva da terra e mi domanda: tu tieni al duce o al re? E io, mentre piango e me la faccio addosso, rispondo: al re. E lui mi scuote su e giù così tanto che mi fa venire nere le braccia. Il secondo fascista: ma lasciala, non vedi che è solo una bambina? Si è risposto così perché gliel'ha detto quel comunista di suo padre. In piena notte, alle 2, entrano 5-6 persone, tutte armate, e una di loro, un ragazzino. Si siede sul tavolo, e mia mamma: non ci si siede sul tavolo, che lì noi ci mangiamo. E questo si alza immediatamente. Mio padre, invece, porta mia mamma in camera e le dice: sta zitta, ma sei matta, è pericoloso. Ma non ci si siede sui tavoli, non è educazione. Se ci perquisiscono la casa, sono guai. E mio papà, che solitamente prima di uscire mi dava un bacio e una carezza, non mi ha neanche salutato, perché aveva paura che io pensavo che lui era un delinquente. Mio papà è al lavoro, circa le 19 sentiamo suonare il campanello. Andiamo ad aprire. Io che ho solo 13 anni e mio fratello Renzo che ne ha 15, vram! Ci troviamo di fronte a due fascisti in borghese. Con una pistola puntata ci mettiamo a piangere spaventati. Appena dentro dicono alla mamma: abbiamo un mandato di cattura, sappiamo che avete delle armi. E mia mamma con grande calma: cercate pure, guardate in quella panca là, sotto il lavandino. Io mi sono detta: ma è matta? Quasi svenivo perché sapevo che le armi erano proprio lì. Ma quei bauscia, grandi, grossi e ciuna, hanno buttato l'aria tutto il resto della casa, ma nella panca e sotto la mandina non hanno mica mollato. Invece le armi erano proprio lì. Da un biglietto raccolto per strada da qualcuno mia mamma è venuta a sapere che papà era a Bergamo. Siamo andati lì, ma poi ci hanno detto che l'avevano pure da Brescia. A Brescia lo troviamo per miracolo su un treno fermo ad un binario morto. Io ho 9 anni e forse per questo caso più unico che raro un tedesco ha fatto un cenno a mio padre come per dire «Schnell!» e lo fece scendere dal vagone. Non lo vedevo da giorni, sarà anche perché per lo spavento della fucilazione finta dopo l'arresto, ma oramai i suoi capelli, prima mori, ormai sono bianchi, bianchi come la neve. All'aria proprio stanca mio papà. Abbraccia la mamma, abbraccia me. Tranquille, vado in Germania a lavorare. Risale triste sul vagone e poi però dal finestrino con un filo spinato tira fuori un bicchiere di vino in mano. Chissà dove l'ha preso, brinda e grida: viva l'Italia! Adesso che hanno portato via mio papà, la vita qui è difficile. La mamma non lavora, io vado a scuola e bisogna pensare a mio fratello piccolo e alla mia nonna anziana. Abbiamo tanta fame, si mangia poco. Qualcosa arriva dai parenti e dai compagni di lavoro di mio papà arriva ogni tanto qualche fetta di polenta e un quarto di latte. Poca roba, una miseria. Ma portare da mangiare alla famiglia di uno che è stato arrestato mi dicono che è rischioso. Per fortuna ci aiuta molto la famiglia Cossutta. Il figlio di 17 anni l'hanno messo al muro e hanno fatto finta di fucilarlo. E dalla Falck, che io sappia, mai è arrivato niente. Un'amica di mia mamma, dal lago, ci ha portato un sacco di castagne. Per un mese, praticamente, non abbiamo mangiato altro e penso che per tutta la vita non vorrò rivedere una castagna neanche dipinta. La tappa Bergamo è un tutto caos per tutti i parenti. Alla stazione scende tremende, grida, spintoni. Urlano gli uomini sui vagoni sbattendo i tedeschi fascisti, abbaiano i cani, si disperano i parenti fuori. Mia mamma, che continua a chiamare «Giuseppe, Giuseppe!», lui sente e risponde «Carla, Carla!». Lei a distanza riconosce benissimo la voce, ma non riesce a vederlo. Mio papà urla dal finestrino «Carla, Carla, non preoccuparti, vado a lavorare in Germania, non preoccuparti, mi raccomando, curati, saluta la bambina, saluta la bambina». E io ero lì, in mezzo ai grandi. Mamma non lavora più da mesi, l'hanno licenziata e la paga che danno ai familiari dei militari basta appena pagare un uovo e 3 etti di panna alla settimana. C'è il soccorso rosso. Da noi viene quasi ogni settimana in bicicletta un certo Stucchi di Sesto. Non può fare le scale perché ha una sola gamba e dal cortile chiami «Nellina, ven giochi che chi la schiscetta!». Quando hanno portato via mio papà?
Dopo, in casa mia si presenta una signora molto distinta, dal modo in cui parla istruita, di cultura, che dice a mia mamma: lei queste notti qui non chiuda la porta esterna, chiuda solo quella interna, quella esterna la socchiuda appena. E mia madre: e lei chi è? Io non dico niente, suo marito è stato portato via? Sì, lei faccia come le ho detto, e se ne va. La mattina dopo, e per un bel po' di notti, fra la porta e l'antiporta, troviamo un sacchetto con dentro riso, pasta, sale, che non si trova mai, e altra roba da mangiare. A Fossoli li avevamo cucinati 25 alla volta, e quando siamo andati lì per riconoscerli, i cadaveri erano sporchi di bianco, gli avevano buttato addosso una specie di calce. Il viso di mio fratello, che aveva 16 anni, è tutto sformato, da non riconoscerlo. Mia mamma prende un pezzetto di pantalone, lo taglia, lo lava così al momento e gli ha riconosciuto che erano i pantaloni di Felice. Nella tasca c'era un bloccato della mensa della Breda. Non ha le mani, le braccia sono messe sopra il viso come per proteggersi, ma non ha le mani. Mia mamma è una donna timida e non parla tanto con gli altri, non siamo milanesi. Però dopo il 25 aprile, finita la guerra, si mette in contatto con i genitori o parenti di altri deportati. Va quasi tutti i giorni alla stazione di Milano. È tutta una confusione, tutti con le foto. La frase che si sente tanto è: lo conoscete, lo avete visto? E quando una non può, si danno i turni. Una specie di pendolino. Oggi vado io e domani tu, o al contrario. A cena, e per un bel po' di tempo, mia mamma ha apparecchiato a tavola il posto anche per lui. Il piatto, la forchetta, il coltello, il cucchiaio, il bicchiere, tutto, con la speranza che una sera si apri la porta e c'è papà, il suo Raffaele. Poi è arrivata la lettera dalla Croce Rossa che è morto e non riuscivamo a fermarla. Continuava a sbattere la testa contro il muro e noi a gridare inutilmente: basta mamma, basta mamma! Una notte. Una notte, la mia notte, sogno mio papà e 5 cespi che l'hanno portato via. Tanto io urlo, ma la voce non esce. Tanto di raggiungere, ma le gambe non si muovono. Mi sveglio e urlo: mamma, mamma, c'è papà! Mia mamma segna la data 24 agosto. 24 agosto del 44. È la stessa notte che mio papà, secondo lui, era morto a Bussan. Mia mamma non mangiava più ed è morta nel gennaio 1945. Mio padre aveva cominciato ad ammalarsi già prima ed è morto una settimana prima di lei, tutti e due distrutti dalla storia di Aldo. Vado in ospedale, mi avvicino, gli do un bacino e lui: oh, signorina, vai in fondo al letto perché è una malattia che potrei contaminarti. È ammalato dei polmoni. Mi metto buona buona ai piedi del letto e rimango lì. Gli manca l'aria, cerca aria, tossisce molto. È tutto per le ossa, di lui c'è solo la sua fisionomia. Dopo un po' mi fa: la mamma ti dà la paghetta della domenica? Non sempre. Fammi sapere, mi raccomandi. Papà, cosa ti hanno fatto per ridurti così? E lui: non so, tutti potevano darmele, tutti. Quando starò bene ti racconterò tutto. Ma adesso vai a casa, va dalla mamma. Solo a guardarlo si capiva che non sarebbe andato avanti tantissimo. E difatti, un sabato, durante il processo, al dirigente che aveva denunciato mio padre e altri operai, mia madre gli ha tirato una scarpa e i miei zii e cugini sono riusciti a prenderlo per lavoro attraverso le sbarre. E se non glielo strappavano dalle mani, lo strangolavano nella gabbia. Matilde, la figlia di Totò. Il papà a 16 anni i fascisti volevano che prendesse la tessera del fascio. Lui aveva solo dato dire: ci voglio pensare, vedremo. Che l'hanno picchiato in maniera furibonda, gli hanno gettato così tanta sabbia negli occhi che è venuta una congiuntivite che non gli è praticamente mai passata. Già non era favorevole al fascio, ma dopo questo episodio ne è stato molto più convinto. Comincia la resistenza
E il papà scappa, correndo qualche pericolo, qualche volta tornava a casa solo dopo il coprifuoco, sfidando i tedeschi che, convinzione, avevano un comando proprio dei passi da noi, la mattina presto, prima che finisse il coprifuoco. Scappava via, qualche volta si dava appuntamento con la mamma a Milano e ci andavo pure io perché lui voleva vedermi a tutti i costi e a qualsiasi rischio. L'ultima volta era il 30 aprile del 1944 a Milano, ai giardini pubblici di Porta Venezia. Tutto un pomeriggio a giocare assieme, anche se era parecchio sciupato perché faceva una vitaccia. Il giorno dopo, il 1 maggio, la mamma ha un appuntamento con lui. Da Sesto va a Milano, ma non lo trova. Strano, pensa, lui è sempre puntualissimo. Immediatamente immagina che l'hanno arrestato. Torna a casa e dopo un bel po' mi dice: «Matilde, vieni con me, non ti posso lasciare a casa da sola, andiamo a cercare il papà». Lo cerca in tutti i posti dove pensava che potesse essere, ma non si trova. Notizie da nessuno, anche perché alcuni suoi compagni non sanno nulla, o sanno ma non vogliono dire nulla. Nei giorni seguenti continua la ricerca. La mamma è sicura che gli è successo qualcosa, che l'hanno arrestato, non che era... Insomma, il papà è già morto, ma la mamma e io non lo sappiamo ancora. Solo qualche giorno dopo, un mio zio su un giornale dello Stato Civile dei Morti legge il suo nome, scopre che il papà è all'obitorio, in attesa che qualcuno vada a riconoscerlo ufficialmente. E così andammo là, nella camera mortuaria, è coperto con il coperchio della cassa fino al petto. Vedo un buco dentro l'orecchio, vedo del sangue, il cuscino è rosso, è tutto pieno di lividi in viso. Morto dopo 4 giorni di tortura perché non ha fatto nessun nome. Avevano detto che si era suicidato, ma non era vero. Poi sollevano il lenzuolo che ricopre il corpo e si vedono i piedi rattrappiti nelle calze, rattrappiti in modo brutto, come se gli avessero strappato le... Al funerale alcuni amici e parenti sono venuti con la faccia coperta per mascherare la loro vera identità. Passano alcuni giorni, una mattina, tardi, bussano alla porta, ma in un modo così violento la mamma va ad aprire e si trova di fronte 7 fascisti, 7 uomini per una sola donna. Lei in un primo tempo voleva portarmi via con sé, poi ha pensato bene di lasciarmi a casa, perché sa che ho solo 10 anni, ma sono molto più adulta di quello che sembra. Sa che so arrangiarmi da sola, per cui ha detto: «Matilde, aspettami, vedrai che torno. La mamma l'hanno portata prima in una caserma e quando arrivo cosa vedo? Negli uffici, sopra, vedo picchiare un ragazzo ebreo sulla ventina, ma lo picchia in un modo così forte, ma così forte che gli rompono addosso una sedia. Gli esce sangue dappertutto, dalle orecchie, dagli occhi, una maschera di sangue. Voglio i nomi di altri ebrei. E io, traumatizzata, torno a casa sola». Prima di essere portata via da casa, mia mamma aveva chiesto ai fascisti di poter andare a vestirsi in bagno. Aveva dei soldi nascosti nel petto e me li ha messi nelle mie mutandine. Era un rotolo delle famose 1000 lire lenzuolo. Io con quelle 1000 lire andavo a fare la spesa e qualcuno ha capito che avevo tutti questi soldi e che vivevo sola. E difatti 2 o 3 volte hanno tentato di forzare la porta. Ma come sentivo i rumori, facevo finta di chiamare una zia inesistente e gridavo: «Zio, puoi andare ad aprire tu, per favore, che io non ho voglia! Grazie!» E quelli se ne andavano. Io non ho avuto più notizie della mamma. Solo una cartolina da un carcere. San Vittore. Non sapevo come andare da Sesto a San Vittore, ma ho deciso di andare da sola, lo stesso. E naturalmente ho sbagliato tram. Chiedo alle persone sul tram: «Per favore, devo andare a San Vittore, ma che tram devo prendere?» A un signore gli si riempiono gli occhi di lacrime e mi dice: «Dove vai in giro tu, da sola, così piccina?» «Ho la mamma là, a San Vittore, e io voglio andare da lei». Arrivata a San Vittore, nell'androne, io mi guardo intorno e subito penso: «Questo è il luogo dove hanno ucciso mio papà». Uno indiviso mi chiede il nome: «Matilde la Fratta». E lui sorridendo fa: «Ah, quindi tu sei la figlia del famoso Totò. Adesso c'è qua tua madre». A me viene una gran voglia di piangere, pensando a mio papà. E stavo per scoppiare in lacrime. Ma siccome sono sempre stata orgogliosissima, no, non gli do questa soddisfazione e mi trattengo.
Una mia nonna sta a Bari, l'altra è morta. C'è una zia che però è molto malata. Insomma, vivo da sola. Ma sotto sotto sono io che voglio restare a casa da sola. Anche se davanti alla casa c'è una villetta con un giardinetto e spesso mi sembra di scorgere delle ombre che fanno paura. Durante i bombardamenti a volte riesco ad andare nel rifugio di un palazzo vicino e a volte no. A casa, con tutto fuori che trema, penso: papà è morto da un mese, della mamma non ci sono notizie. Qualcuno dice pure che l'hanno fucilata. In fondo, non avendo più nessuno, non mi importa più tanto, anche se Matilde muore. Poi, per fortuna, un giorno arriva una cartolina: ti abbraccio, mamma. È stata liberata 20 giorni prima della liberazione per l'onomastico il compleanno di Hitler. Da Bolzano è arrivata a Monza e un pomeriggio tardi sento una vicina di casa che mi urla: Matilde, la mamma! Matilde, corri giù, è arrivata la mamma! E io come un fulmine scendo le scale 4 gradini alla volta, ma come la vedo? Com'è diversa la mamma. Magra, magra, secca. Come l'hanno ridotta, poverina. Ma è viva? È viva! Poi la vita riprese, ma senza papà Matilde ha patito un sacco. Non poteva più essere la vita di prima, ovviamente. Lui l'adorava, ma pure Matilde era molto attaccata a lui. Davide, Elisa, Sharon, Lucrezia, Chiara, Andrea, il rappresentante della classe terza D della scuola Leonardo di Monza. Grazie. La prossima canzone volevo a tutti presentare uno dei membri del nostro coro a cui teniamo tantissimo, perché noi siamo onorati di avere nel nostro coro il partigiano Giovanni Marzona, nome di battaglia Alfa, che canta sempre insieme a noi. È la nostra rocca. E siccome abbiamo parlato degli scioperi del 43, pensavamo di presentare come prossima canzone una canzone dedicata alle donne che hanno fatto degli scioperi molto importanti, Le Mondine. Vi racconto che è un canto di lavoro composto dal funzionario del PC Pietro da Besate nel 1950. La musica è stata presa da una canzone popolare di Risaia dal titolo Le Rondinelle. Il testo si riferisce agli scioperi delle Mondine tra il 1883 e il 1947. Il primo fu a Molinella, nel Bolognese, poi a Monselice, in provincia di Padova, e di nuovo a Molinella. Durante questi scioperi, più di 2000 donne, determinate e unite, incrociarono le braccia e 3 ragazze pagarono con la vita, ma molte, molte vennero ferite e processate. Le Mondine. Lotteremo per il lavoro, per la pace e il
eccellese Almoinella, alla testa della nostra gioventù. E se qualcuno vuol far la guerra, tutti uniti insieme noi lo fermeremo. Voglia la pace e sulla terra, e più forti dei cannoni noi saremo. Voglia la pace e sulla terra, e più forti dei cannoni noi saremo. Sì, ci sono conti, all'entrata. Allora, il popolo unito jamais sarà vincito, jamais sarà vincito. Il popolo unito non sarà mai vinto. È una delle più note canzoni legate al movimento cileno di Unità Popolare e al presidente Salvador Allende. Il brano venne composto nel 1970 da Sergio Ortega del gruppo musicale Quilan Payún. Divenne poi, dopo il colpo cileno, il simbolo della lotta in Cile e nel resto del mondo. I Quilan Payún, esuli in Francia, e gli Inti-Illimani, esuli in Italia, la resero famosa in tutto il mondo. Eccetera. L'anno scorso per la prima volta
l'ABI di zona 8 ha promosso un'iniziativa che saprete già, si chiama Porta un fiore al partigiano, e direi che l'anno scorso è andato bene, però era una cosa molto settoriale, molto limitata alla zona 8. Quest'anno abbiamo voluto allargarla a tutta la città, e quindi si è trasformata da una iniziativa della zona 8 in un'iniziativa cittadina. Partecipano tantissime organizzazioni, la FIOM, la Camera del Lavoro, chiaramente l'ANPI, cioè non una di meno, ce ne sono insomma tantissime, potete andare a vedere, c'è una pagina Facebook. E vi invitiamo a partecipare il 25 mattina alle 9:30 al Cimitero Maggiore. Ci saremo noi come coro resistente che canteremo, poi ci saranno degli interventi, tra cui anche il nostro Giovanni, il nostro partigiano Giovanni della zona. E quindi vi invitiamo a partecipare, perché anche se è vero che il prefetto e il questore, con la partecipazione anche del sindaco, del nostro sindaco, hanno vietato certe manifestazioni all'interno del cimitero, ma diciamo notizie di stampa, notizie dalla Digos ci fanno sapere che sicuramente verranno, quindi dobbiamo essere numerosi per dimostrare che Milano è una città antifascista. Solitamente terminiamo con bella ciao, se vogliamo la facciamo tutti insieme. Tutti insieme, se no veniamo giù col microfono. La mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Sul montano.